Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento dell'emergenza sanitaria in Abruzzo. Quest'oggi sono 556 nuovi casi, ovvero circa il 13% dei test processati e nelle ultime 24 ore anche 7 morti nella nostra regione. Il servizio. Sono 556 nuovi casi oggi in Abruzzo, circa il 13% dei 4.184 test processati. I nuovi contagiati hanno età compresa tra i 4 mesi e i 95 anni. 115 sono in provincia dell'Aquila, 141 in provincia di Chieti, 33 nel Pescarese e ben 232 nel Teramano. 6 invece provengono da fuori regione, mentre per 28 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 893, di età compresa tra 71 e 89 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 1 in quella di Chieti. Attualmente in Abruzzo vi sono 18.192 positivi accertati, più 152 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 714 pazienti sono ricoverati in ospedale, in terapia non intensiva, sono 55 in più, aggiungendo anche i 29 ricoveri di ieri, mentre 76, più 1 rispetto a ieri, sono ora in terapia intensiva, occupando circa la metà dei posti letto disponibili. Gli altri 17.402 positivi sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. E a Teramo la curva dei contagi continua a salire, 232 nuovi positivi nel bollettino di oggi, lo abbiamo appena sentito, e il sindaco D'Alberto annuncia test di massa dalla prossima settimana. La causa potrebbe dipendere da un numero insospettabile di asintomatici che diffondono così inconsapevolmente il contagio. Il quartiere maggiormente colpito sembra essere Colle Atterrato. Tania Bonici Castelli. C'è grande preoccupazione per l'aumento di contagi Covid in provincia di Teramo, una curva che non sembra nemmeno stabilizzarsi e che vira verso l'alto. L'ultima rilevazione da 131 nuovi casi positivi, di cui 34 solo nel capoluogo abruttino, 19 a Roseto e 18 ad Alba Adriatica. Per quanto riguarda Teramo città, il quartiere maggiormente colpito sembra essere quello di Colle Atterrato. Il sindaco Gianguido D'Alberto preme per i test di massa che dovrebbero iniziare già dalla prossima settimana. Secondo gli esperti, infatti, nel Teramano potrebbero esserci un numero insospettabile di asintomatici che stanno diffondendo il contagio. Nel comune di Montorio Alvomano, per esempio, dove si è verificato il primo grave cluster di Covid che ha coinvolto 4 medici di base, la curva dei positivi si è praticamente dimezzata negli ultimi 10 giorni. Il sindaco Fabio Altitonante ricorda che, appena accertato il focolaio a Montorio, è partito uno screening di massa che ha testato 4.500 persone. In pratica il 30% della popolazione è stata sottoposta a tamponi. Tutti i positivi e soprattutto gli asintomatici sono andati in isolamento, interrompendo così la catena dei contagi. Proprio in queste ore il sindaco D'Alberto sta prendendo accordi con la Protezione Civile per organizzare anche sul comune di Teramo test di massa. Il problema sarà come realizzare il successivo tracciamento in caso di positività. Che a Teramo la situazione non sia delle migliori lo si capisce entrando in farmacia o parlando con i farmacisti. Sono loro ad avere chiaro il quadro della situazione, in particolare sulla base delle ricette che visionano e delle medicine vendute. In città questa mattina si avverte uno scoraggiamento evidente. Al via la campagna che prevede l'esecuzione dei test sierologici nelle farmacie abruzzesi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto da Regione, Federfarma e Assofarm. Il test è gratuito per studenti, personale scolastico e universitari. Per tutti gli altri il costo è di 15 € e 58 centesimi. Da domani sarà possibile eseguire la prenotazione. Il test in questione, che verrà eseguito su base volontaria, è quello sierologico con ricerca anticorpi IgG e IgM. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposta autocertificazione. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma ATRA della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico. C'è stata una grande adesione, afferma il presidente di Federfarma,
Parma Pescara, Fabrizio Zenobi. Non ho dati precisi, ma ritengo che abbia aderito il 60-70% delle farmacie. Si tratta di un'iniziativa positiva che consente di fare uno screening di massa e permette a quanti siano entrati in contatto con il virus di essere sottoposti a tampone molecolare. L'iniziativa quindi consentirà anche alle ASL di fare tamponi in modo più mirato. I farmacisti anche in questa occasione si sono messi a disposizione della collettività, aggiunge Zenobi. Si tratta di un'operazione che richiede una logistica ben precisa, oltre a disponibilità di tempo e di personale. È una campagna estremamente utile, conclude il presidente di Federfarma Pescara, e invitiamo i cittadini a sottoporsi al test. E sul ritardo della vaccinazione antinfluenzale degli abruzzesi e sulla mancanza di ben 157.000 dosi, il capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, è pronto a chiedere una commissione d'inchiesta. Paolo Renzetti. È una situazione gravissima. Le ASL hanno richiesto 405.000 dosi, ne sono state consegnate soltanto 247.000. Mancano all'appello 157.000 dosi e abbiamo accertato tramite questo accesso che le responsabilità sono tutte del Dipartimento della Salute. Sono arrivati in ritardo per quanto riguarda la richiesta di approvvigionamento, cioè la determinazione del fabbisogno. Siamo arrivati in ritardo e ultimi rispetto alle altre regioni per quanto riguarda gli incrementi dovuti all'anno Covid. In tutta Italia ci sono stati incrementi in ragione ovviamente della pandemia. E siamo peraltro arrivati in ritardo anche per ulteriori responsabilità. Pensate che di una parte dell'acquisito, che non arriva al totale, 34.000 sono ferme per mancato accertamento delle garanzie e dei criteri di sicurezza delle dosi vaccinali, quindi sono ferme, non arriveranno mai. Un'altra parte, quasi altri 30.000, sono fermi perché il Dipartimento e l'Assessorato alla Sanità non hanno fatto le pratiche legate al trasporto. Una situazione gravissima che fa il paio con il racconto dell'esasperazione dei cittadini, delle famiglie, degli anziani e degli operatori sanitari che sono costretti a dire di no. Avremo una commissione di vigilanza dopodomani, subito dopo, se non accerteremo lì in quella sede le responsabilità sui vaccini, chiederemo una commissione d'inchiesta. Altro che chiacchiere e propagande di Marsilio. È molto grave il rischio concreto di non concludere la campagna della vaccinazione per l'influenza. C'è addetta proprio nell'accesso agli atti dalle stesse ASL, perché hanno detto dopo il 15 di dicembre sostanzialmente a noi non serve più. E poiché il fatto di arrivare al 15 di dicembre senza aver appunto effettuato le vaccinazioni è un rischio molto alto, noi non possiamo che chiedere qualsiasi tipo di accertamento, non soltanto ovviamente le scuse, e soprattutto un'inchiesta vera e propria per capire le responsabilità del perché in questa regione siamo ultimi in Italia per quanto riguarda i vaccini sull'influenza. L'ospedale San Massimo di Penne non avrà nel tempo solo lavori di ristrutturazione, infatti i vertici regionali annunciano nuovi posti letto, così come l'arrivo di figure mediche e infermieristiche. E intanto però il PD rivendica la paternità del progetto e anche dei fondi, il servizio. Il presidio ospedaliero dell'area Vestina avrà i suoi lavori di ristrutturazione attesi da più di un decennio. L'opera, dal valore complessivo di 13 milioni e mezzo di euro, come annunciato in conferenza stampa, partirà ad aprile 2021, mese che precede le amministrative del comune di Penne. Il cantiere interesserà due delle tre palazzine che compongono il San Massimo, con un nuovo pronto soccorso e lo spostamento nelle vicinanze della radiologia e della sala Gessi. Altri interventi riguarderanno la farmacia, la dialisi, che vedrà triplicare i suoi spazi, il The Hospital Oncologico, gli ambulatori di cardiologia e neurologia. Novità anche per il blocco operatorio, che si avvarrà di tre nuove sale. All'interno di tutto questo sono state annunciate nuove assunzioni per la gestione di 26 discipline di cui potrà disporre il nuovo San Massimo. Verrà ristrutturata buona parte dell'ospedale, dove saranno ricavati nuovi posti letto, molti di più dei 40 previsti come, diciamo, come ospedale di area disagiata, e insieme a questo assunzioni di personale, nuovi primari, nuovi dirigenti medici, nuovi radiologi, nuovi infermieri che daranno a questo ospedale la linfa che serve per offrire un servizio sanitario all'altezza dei bisogni dei cittadini.
In atto ci sono nuovi negoziati per il reclutamento di altri 25 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e per quella sismica. Intanto la Regione Abruzzo ha espressamente chiesto ai tecnici di non fermare le prestazioni all'utenza durante il periodo dei lavori. L'ospedale non perderà le sue funzioni, è quello che abbiamo chiesto ai tecnici, ma soprattutto è stato anche un ospedale molto attento nella prima fase del Covid e anche oggi, quindi che ha saputo gestire un'emergenza con professionalità e umanità, e quello che io ho sempre chiesto è che non vengano assolutamente trascurate e tralasciate tutte quelle attività, tutte quelle prestazioni sanitarie che non sono relative al Covid. A questo punto l'obiettivo deve essere uno, cioè far tornare il San Massimo ospedale di base con sede di pronto soccorso. Ad esprimere soddisfazione in maniera sarcastica il PD di Penne. In una nota inviata dal segretario cittadino, Andrea Vecchiotti dichiara come oggi non si è fatto null'altro che proseguire il lavoro per il quale lo stesso PD si è impegnato negli anni scorsi. I finanziamenti che oggi provano ad intestarsi sono il frutto dell'impegno profuso dal senatore Luciano D'Alfonso, da Paolucci e dal PD tutto, senza che il centrodestra abbia mai fatto nulla per questo risultato, se non accomodarsi ad una tavola già apparecchiata. E andiamo a Pescara, ultimo giorno, oggi da questore per Francesco Misiti, che domani andrà in pensione. Al suo posto arriverà da Matera, in Basilicata, Luigi Liguori. Ultimo giorno da questore di Pescara per Francesco Misiti, che lascia dal 1° dicembre per andare in pensione. Da domani infatti assumerà l'incarico di questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, 59 anni, originario di Corigliano Calabro. Liguori ha guidato negli ultimi 27 mesi la questura di Matera. Questa mattina a Pescara, nel corso di una breve e informale cerimonia, Misiti ha salutato gli uomini e le donne della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Via Pesaro. Ma lascia una provincia sana, lascia una provincia che in 3 anni e mezzo è stata molto impegnativa nella sua gestione, però non voglio prendere alcun merito, ma posso dire tranquillamente che è una provincia sicura, è una provincia dove i risultati ci sono stati. Le forze di polizia attuano sia una forza di prevenzione che un'attività di repressione. Chiaramente prevenire è il male, è il bene di tutti i mali, sicuramente poi scatta il momento in cui la prevenzione non è sufficiente e scatta la repressione. Come dico sempre io, anche nella gestione di quelle che sono state le criticità di Pescara, ovvero i quartieri più a rischio, diciamo che la prevenzione è alla base di tutto. Posso dire, io ho dato tutto quello che potevo dare, l'ho dato, tutto quello che potevo mettere in campo l'ho messo in campo, e devo dire che i risultati mi hanno dato un po' ragione. I cittadini di Pescara, dico, anche se a volte sono un po' duri a capire quelle che sono le criticità e le emergenze, però devo dire che sono dei cittadini sani, sono dei cittadini che lavoratori e quindi meritevoli di tutto il bene possibile. E siamo così giunti allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Si è consumato il ribaltone tecnico in casa Pescara dopo l'esonero di Massimo Oddo. La panchina è stata affidata a Roberto Breda, che nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento al Poggio, che è avvenuto appunto oggi pomeriggio. E stamani abbiamo intervistato il neotecnico, ascoltiamo le sue prime impressioni, anche quelle del presidente Daniele Sebastiani. Il servizio è di Andrea Costantini. Ma il contatto è stato molto recente, perché è stato sabato dopo la partita, quindi non è che c'è stato tanto tempo, però come precocettato, perché alla fine dietro la scelta di venire qui a Pescara ci sono tante motivazioni, tutte molto valide, da partire dal tipo di piazza che conosco da una vita, da quando venivo da giocatore, poi da allenatore, al tipo di percorso che questa società poi ha fatto, lanciando sempre giovani molto interessanti, quindi lavorando anche con un ottimo materiale prima e con campionati anche con la Serie A, che insomma non è così centrata più volte, e che anche lì quindi non è una cosa da poco. Per me il gruppo di lavoro è un gruppo valido, dobbiamo dimostrarlo sul campo, e quindi al di là di questo adesso ci aspetta il lavoro e ci aspetta da parte di tutti la volontà di trovare soluzioni, venire fuori da questa situazione che sicuramente non piace a nessuno, però credo che ci sia ancora tutto il tempo per poter cercare di venirne fuori. Immagino abbia visto più volte il Pescara, che idea si è fatto dall'esterno?
Sì, ho viste tutte praticamente, come ho visto tutte le partite di Serie B da qui all'inizio. L'idea è che tante volte, al di là delle qualità e al di là anche delle qualità del tecnico, perché secondo me Massimo rimane un ottimo allenatore, non sempre riesci magari a trasformare quello che hai in testa. I motivi poi sono vari e io non li conosco neanche, però è capitato a me come capita a tutti, quindi insomma fa parte del nostro mestiere, però è anche vero che tante volte questo non sono mai situazioni consolidate, si lavora per cambiarle e soprattutto con l'idea di non voler alibi, ma cercare sempre appunto alternative per creare qualcosa che risolva. Quando tu hai un gruppo che ha delle individualità, poi sta col lavoro di tutti quanti cercare di far sì che questo gruppo esalti proprio queste qualità e diventi una squadra vera. È però il quinto allenatore che salta in questo anno solare, tremendo per tanti punti di vista, anche sul fronte tecnico del Pescara. Si è dato una spiegazione del perché tutti questi avvicendamenti? Ma perché quando le cose non vanno bene, purtroppo paga sempre l'allenatore, non possono pagare tutti gli altri, perché ne sono tanti, e paga sempre l'uomo solo al comando, che di solito è l'allenatore. Purtroppo questa è la legge del calcio. Io mi auguro per il futuro di non averne più di questi problemi, perché significherebbe intanto che la squadra va bene e poi che probabilmente certe scelte non sono state sbagliate. Presidente, si è discusso molto nelle ultime ore di questo post di Massimo Oddo. A chi si riferiva, se è possibile? Si sente tirato in ballo da quel post di maschere, volti, citando Pirandello? Beh, credo che insomma Massimo sicuramente sarà diciamo in qualche modo deluso da questa avventura, ci mancherebbe. Però credo che Pirandello faccia l'anima sua e non c'entri proprio nulla, perché in questo caso più di quello che abbiamo fatto, ribadisco, rifarei da capo, quindi non rimpiango nulla di quello che abbiamo fatto, però insomma noi ci abbiamo messo non solo il volto, pure qualcos'altro, me lo fate dire, ma abbiamo messo pure qualche altra cosa. Serie C, come a Terni, il Teramo parte male anche a Francavilla Fontana, ma questa volta riesce a rimontare e porta a casa un punto dal campo della Virtus. Di Francesco risponde a Cassorani. I biancorossi soffrono nel primo tempo, ma vanno vicini al blitz nella ripresa. Ania Cantagalli. Il Teramo fa mezzo passo avanti dopo la sconfitta contro la Ternana. Contro la Virtus Francavilla finisce 1-1 al termine di una gara in cui i biancorossi concedono troppo nel primo tempo e non riescono poi a rimediare abbastanza nella ripresa. Nel Teramo c'è la sorpresa di Francesco dal primo minuto per sostituire idealmente lo squalificato Ilari, con Costa Ferreira che vince invece il suo ballottaggio con Mungo e con Bombaggi e Pinzauti che tornano titolari. Nella Virtus Francavilla assenza last minute di Nunzella, con Sparandeo che va a far delle veci come tutta fascia a sinistra. La formazione di casa imita il Teramo ed inizia in maniera aggressiva. Dopo neanche un minuto Castorani riceve per un tiro che è comunque facile preda di Lewandowski. Il portiere polacco fa invece quel che può due minuti più tardi. Di Cosmo si inserisce a difesa del Teramo scoperta. Conclude con l'estremo del diavolo che respinge, ma che nulla può sulla ribattuta di Castorani che porta avanti la Virtus Francavilla. I pugliesi giocano un buon primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio. All'ottavo ci prova Vasquez ricevendo da Giannotti con girata di testa comoda per Lewandowski. Il primo squillo del Teramo arriva al 24esimo con un tentativo debole di Pinzauti che si spegne a lato non di molto. Al 28esimo è Bombaggi a provarci da calcio di punizione, ma il destro a giro finisce fuori. Al 32esimo, da una palla persa, Vasquez semina la difesa biancorossa. Si porta in area, ma il mancino non è troppo angolato e l'estremo biancorosso ringrazia. Un minuto più tardi è Perez a provarci dagli sviluppi di una punizione, con tentativo deviato in angolo. Dopo gli scampati pericoli, il Teramo torna in avanti. Costa Ferreira trova prima Crispino al 34esimo a respingere il tiro, ma poi fa l'assist per il gol del pari di Di Francesco al secondo centro stagionale dopo la rete nella gara d'esordio contro il Palermo. Siamo appareggiato con il numero 11, Pinzauti.
Torna in campo Lasic ad inizio ripresa, che prende il posto in retroguardia di Piacentini, facendo scalare Diakité a difensore centrale. C'è equilibrio nella prima fase del secondo tempo, con la Virtus che non rinuncia a pressare, ma che rischia dopo il quarto d'ora con una doppia occasione per il Teramo. Come nella prima frazione, Costa Ferreira mette in mezzo per Di Francesco, che sulla deviazione trova però pronto Crispino. L'estremo fa poi gli straordinari anche sulla successiva ribattuta in porta di Lasic, negando il gol al terzino. Il Teramo lamenta anche un presunto tocco di mano in aria, ma il direttore di gara vede invece un fallo, assegnando un calcio di punizione per i padroni di casa. La Virtus prova la reazione con un diagonale di Perez, servito sulla corsa, con palla che finisce al lato. Per il Teramo poco dopo è Arrigoni a provarci da fuori area, con un tiro che trova forse una deviazione provvidenziale in calcio d'angolo. Dal punto di vista delle occasioni la gara si chiude sostanzialmente qui, con il Diavolo che tenta fino alla fine a trovare la via della vittoria, ma inutilmente. I biancorossi cedono dunque due punti a Ternano e Bari, occupando adesso la terza piazza in classifica. Domenica prossima per la formazione di Paci, ritorno al Bonolis per ospitare la Vibonese. All'inizio del campionato partivamo noi forti, oggi nelle ultime due partite siamo partiti non proprio bene. Ci sta, dobbiamo lavorare per non commettere più questi errori. È importante capire che bisogna approcciare le partite con calma. Mi riporto sicuramente il fatto che questa squadra è forte. È un punto importantissimo per noi. So che tutti vorremmo vincere, ma non è sempre facile. Quindi io mi riporto una prestazione che secondo me è di alto livello. Ci riportiamo la consapevolezza che questa squadra è forte. Ci riportiamo il fatto che dobbiamo demonizzare questa paura iniziale, soprattutto fuori casa, e dobbiamo capire come demonizzarla, nel senso come avere un giusto approccio anche fuori casa. Quindi mi riporto cose positive. A mente fredda, analizzando la partita, diciamo che abbiamo dominato un tempo per uno. È altrettanto vero che un po' di rammarico c'è, perché il primo tempo penso che meritassimo di finire in vantaggio e di fare almeno un altro gol. Io a memoria così mi vengono in mente almeno 4, 5, 6 situazioni da gol nel primo tempo, e quindi questo è il rammarico. Però onestamente devo dire che secondo tempo loro hanno spinto tanto, attaccando con tanti uomini, girando palla velocemente, con grande qualità. Parliamo di una squadra che, a parte la partita di Terni, ha preso solo 4 gol in questo inizio di campionato, quindi anche una squadra dal punto di vista difensivo molto organizzata, e questo ci deve anche dare consapevolezza, perché il primo tempo veramente l'abbiamo messo in enorme difficoltà. E nel recupero di Serie D, grossa occasione sciupata dalla Vastese, in vantaggio per 3-1 fino a 7 minuti dalla fine. La squadra di Silva si è fatta poi rimontare dall'Aprilia, vanificata quindi in parte la gran giornata dell'attaccante biancorosso Bernardi, autore della tripletta. Vediamo il servizio. Beffa per la Vastese ad Aprilia, con i biancorossi in vantaggio fino a 6 minuti dal termine per 3-1 e poi raggiunti nel recupero sul 3-3 dei laziali, in un finale a dir poco concitato, con la Vastese che era rimasta in 10 uomini. Due punti persi per la squadra del presidente Bolami, che deve recitare soprattutto il mea culpa per aver gettato alle ortiche un successo che sembrava quasi in cassaforte. Prima emozione al 7° minuto, con una punizione di Obodo dei 30 metri per la formazione ospite, con la spinta difettosa di Manasse prima del fallo ai suoi danni. Gara subito combattuta, con molto gioco a centrocampo e molti falli. Al 17° Calabrese cade in area laziale dopo un contatto con un giocatore avversario e con il direttore di gara Gai Di Carbonia, che con ampi gesti dice di proseguire. Al 20° si infortuna per la Vastese Obodo, che deve lasciare il campo a Logoluso. Al 22° la formazione abruzzese passa in vantaggio con Bernardi, che su cross dalla sinistra, porta praticamente vuota, mette alle spalle del portiere di casa. Festeggia con i compagni l'avanti aragonese, bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. L'Aprilia non ci sta e si spinge subito in avanti, senza però riuscire a pungere, e così al 32° arriva puntuale il raddoppio aragonese con Bernardi, questa volta di testa, a regalare alla sua squadra il raddoppio. Si mette in discesa il match del Quinto Ricci per la squadra di Massimo Silva, brava anche a non correre praticamente rischi. La formazione laziale accusa il colpo
del doppio svantaggio e così si arriva alla fine del primo tempo senza altri acuti. Nella ripresa c'è un avvio morbido degli abruzzesi che al sesto subiscono così il gol della formazione di casa ad opera di Aglietti e con un raso terra dalla destra beffa Abazi, segnando così il gol del 2-1 che riapre la partita. Si rianima la formazione di casa prima di essere però gelata all'undicesimo quando Bernardi approfitta di un buco della difesa laziale andando a segnare il gol del 3-1. Festeggia la tripletta il 19enne giocatore rininese, autore di una grande gara. Gli abruzzesi non mollano la presa tenendo botta agli attacchi degli arancioni di Galluzzo. Al 18esimo standing ovation per Bernardi sostituito da Sorgente. Poco dopo però la Vastese resta in 10 per il secondo giallo a Valeri e l'inferiorità numerica costerà cara poi alla formazione del presidente Bolami. La Priglia spinge senza creare grosse occasioni con la squadra di Silva che non corre rischi, trovando anzi al 38esimo una buona opportunità con Di Filippo che in area su rovesciata mette il pallone di poco sopra la traversa. Poi il finale che non ti aspetti con il 2-3 di De Marco che approfitta di una ingenuità della difesa aragonese e poi nel concitato finale prima l'espulsione al 43esimo di Esposito per la Priglia che rimette la parità numerica in campo tra i giocatori delle due squadre e poi il gol di Ruben Oliveira al 91esimo su punizione per il 3-3 finale che per la formazione abruzzese sarà davvero di beffa. E termina qui la seconda edizione del TG6, tutti quanti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay di Enrico Rocchi, la trasmissione dedicata al Pescara Calcio e l'informazione invece tornerà poi alle ore 23. Grazie, una buona serata.